come ai bei tempi, uno stadio tutto esaurito, una nobile avversaria da battere e la notte che rende magica una domenica di calcio. Napoli, tira fuori l'orgoglio, non arretrare di fronte all'Inter capolista. 60.000 spettatori allo stadio San Paolo, neanche per una finale di Champions League, tanta gente per seguire una partita di calcio. Viene intercettata e poi Gargano prova a ribaltare l'azione, lancio profondo per lo scatto di Lavezzi, esce Julio Cesar e in anticipo rischia il dribbling, c'è Zalaceta, il pallonetto ed è rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Zalaceta! 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 Ancora lui! Morpheus sblocca subito il punteggio! Lo hanno liberato dalla gabbia! Il panterone ha gonfiato la rete! Minuto 2 del primo tempo! Napoli 1, Inter 0! Napoli 1, Inter 0! Che gran gol di Zalaceta! Pallonetto a beffare un presuntuoso Julio Cesar che ha rischiato il dribbling, lo abbiamo visto, è arrivato Zalaceta, pam! Piatto destro e la rete si gonfia! Minuto 2, Napoli in vantaggio, subito il batticuore qui allo stadio San Paolo per il gol numero 8 di questa stagione, realizzato da Marcelo Morpheus. Zalaceta! Napoli 1, Inter 0, subito in salita la formazione di Mancini, guardate qua, che pennellata di Morpheus. Zalaceta ci prova Suazo ma viene fermato da Santa Croce che libera in avanti a cercare Lavezzi, scatta in offside ma forse non c'era questa posizione di offside. Subito messi a dura prova le coronarie dei 60.000 tifosi dello stadio San Paolo per il vantaggio realizzato da Morpheus. Zalaceta al minuto 2 del primo tempo, pallonetto beffardo a punire il presuntuoso Julio Cesar. L'Inter comunque punta al possesso di palla, si alza dalla panchina Reia, c'è anche Mancini che osserva con apprensione Suazo, il colpo di tacco, esce Gianello, blocca il pallone, l'applauso è tutto per il Napoli. Napoli in vantaggio al minuto 2, che risposta da parte di Zalaceta dopo due turni di stop, dopo qualche polemica, ha timbrato immediatamente. Minuto numero 2, gabbia riaperta, il panterone fuori e il Napoli in vantaggio. Parte ancora la squadra azzurra con Lavezzi a cercare Zalaceta, libera l'Inter, recupera Amsic, cede il pallone a Gargano, cambia gioco, applausi per lui, c'è Mannini di testa, prolunga verso Zalaceta, controllo di palla, il colpo di tacco, Mannini entra in area di rigore, va giù e l'arbitro dice di no. L'arbitro dice di no, stretto nella morsa, Rizzoli non se l'è sentita di dare il secondo dispiacere all'Inter, ma il Napoli ci prova ancora. Lavezzi scarica all'indietro per Savini, da questi a Gargano, Amsic allarga ancora per Lavezzi che gioca molto largo, vediamo ancora il Pocioloco, lo scambio con Blasi, prova l'apertura per Mannini, lo scambio tra i due, parte Blasi, tiene in campo il pallone, ci riesce, tunnel di Blasi verso Zalaceta in area di rigore, soffre l'Inter e tutto Napoli in questo avvio shock. Manuele Blasi, formazione, poi ribatte il Napoli. Savini, c'è un contrasto a centrocampo, vince Amsic, si può andare, 2 contro 2, vediamo Amsic ai 16 metri, prova il destro, si oppone con le gambe Julio Cesar e poi ancora Zalaceta per Amsic, è in area di rigore, forza Marek verso il fondo, si chiude male il triangolo, Amsic, un tunnel, Amsic traversone per Cannavaro e Julio Cesar blocca il pallone, lo scatto di Savini, c'è in vantaggio Maicon, gli ruba palla Savini, entra in area di rigore Savini, poi una ribattuta e evita l'autogol Julio Cesar, può girarsi, ci riesce, parte il Pocioloco, affronta l'avversario che è Materazzi, spinge verso il fondo, Lavezzi, traversone, il tiro fuori, conclusione violenta da parte di Lavezzi che poi si dispera, fatto tutto da solo, mani per gli azzurri, Savini per Zalaceta, controlla il pallone e poi Amsic in destro, la parata di Julio Cesar e poi salva tutto Materazzi. Napoli che rischia, si fa vedere Lavezzi, ha ricevuto da Cannavaro, si gira Lavezzi, va in velocità, supera Pelé, ancora Lavezzi, in
palla di rigore, Gargano, esce Julio Cesar, tutto regolare, anzi no, calcio di rigore, calcio di rigore. L'arbitro ha esitato, poi dopo il consulto con l'assistente Pirondini ha indicato il dischetto, calcio di rigore per il Napoli. Ai fianchi prende la rincorsa Zalaceta, parte Zalaceta, il destro, la parata di Julio Cesar. Ha intuito Julio Cesar la minaccia, lo fa adesso Savini con Lavezzi che prova la fuga, Lavezzi spalla a spalla con un avversario che Pelé, parte Lavezzi, c'è solo Zalaceta, attenzione Lavezzi, entra in area di rigore Lavezzi, no, no, non così, non così Lavezzi, doveva tirare, fine, siamo alla fine, tutti gli occhi sull'arbitro Rizzoli, guardiamo l'arbitro, guardiamo quando porta il fischio alla bocca, perché sta per completarsi l'impresa del Napoli, minuto 95, ormai scaduto, minuto 95 ormai scaduto, guardiamo l'arbitro, guardiamo l'arbitro e guardate il San Paolo, guardiamo il cronometro come fa Reia, calcia continui, spedisce palla in avanti a cercare Zalaceta, non è finita, bisogna giocare ancora, sì! Sì! Vince Napoli! Vince il Napoli! Clamorosa impresa degli azzurri! Straordinaria vittoria del Napoli che al minuto 95 manda il San Paolo invisibilio e manda all'inferno la regina! Manda all'inferno la regina! Violenta la capolista! Violenta la capolista il Napoli! La stende al tappeto la violenta! 1-0! Era dallo scorso mese di aprile che l'Inter non perdeva in campionato!